Ciao a tutti e bentornati su Igienista Mentale. Oggi finalmente un video sullo sbiancamento LED. Ho visto tanti video sul web che trattavano questo argomento, ma nessuno che spiegava in maniera scientifica se funziona questo trattamento sbiancante oppure no. Quindi cosa ho fatto? Ho acquistato un kit, uno dei tanti kit che vedevo sponsorizzato sui social. L'ho acquistato io personalmente, quindi senza sponsorizzazioni, e l'ho provato su di me per le 2 settimane che indicava la confezione. Dopo queste 2 settimane vedremo quindi se questo sbiancamento funziona oppure no. Ma prima di farlo, vedere i risultati del prima e dopo, vi faccio vedere il prodotto che ho acquistato e che cosa conteneva la confezione. Allora, qui abbiamo tante siringhe di gel sbiancante, che sono quelle blu. Voilà, e sono in totale 12 siringhe. Qui abbiamo 3 siringhe di soothing gel, gel lenitivo, quindi per lenire un po' il dente, siccome il trattamento sbiancante sarà un pochettino aggressivo nei confronti del dente. Poi abbiamo un filo interdentale, che va sempre bene, il beccuccio per metterlo bene nel bite. Qui c'è il bite, quindi apriamo. È in gomma, molto morbido. Questo si dovrebbe inserire appunto in bocca, qui va poi collegato la luce LED. Ok, nella luce LED poi va inserita la batteria, che è inserita all'interno, e poi c'è una piccola scala colore in cui confrontare quindi il dente, diciamo, prima e dopo. L'ho attaccato praticamente al bite, siccome il bite ha una sorta di, diciamo, intercapedine attraverso cui puoi, diciamo, incastrare la luce, esatto, la luce poi si accende e quindi questo va inserito tra le 2 arcate e poi si accenderà la luce per sbiancare. La durata del trattamento è di circa, ogni volta che metti il gel, dai 15 ai 30 minuti. Su ogni siringa sbiancante c'è poi indicato il contenuto, quindi 1 ml, 2 ml, 3 ml, e c'è scritto sul manuale di utilizzare 1 ml per arcata, quindi 1 ml sopra, 1 ml sotto, e di richiudere quindi la siringa con il restante, diciamo, gel. Quindi si apre in questo modo. Quindi con il bite caricato di gel lo si infila in bocca in questo modo. Leggiamo e commentiamo gli ingredienti che ci sono all'interno delle siringhe di gel sbiancante. Il primo ingrediente è l'acqua deionizzata, quindi quella che utilizziamo per il ferro da stiro, acqua. Poi abbiamo glicerina, acido citrico, ragazzi, è l'acido contenuto nel succo di limone, quindi altamente erosivo, è un acido. Abbiamo tensioattivi ed emulsionanti che ci vogliono per fare un gel. Il clorito di sodio. Il clorito di sodio è una sostanza ossigenata del cloro, ha un alto potere ossidante. Ci sono vari studi che spiegano, ve li metto anche in descrizione, come il clorito di sodio associato degli acidi, in questo caso l'acido citrico che abbiamo citato prima, crea una forte mordenzatura sullo smalto, quindi va ad interagire con i cristalli dello smalto del nostro dente, riduce la durezza dello smalto e lo rende molto più suscettibile all'abrasione in futuro. Altro ingrediente è l'EDTA. Bene, l'EDTA è un decalcificante, lo utilizzano i miei colleghi dentisti in studio quando fanno delle devitalizzazioni, quindi si utilizza in endodonzia per decalcificare i canali quando è stato rimosso il nervo, quindi demineralizza probabilmente il dente. Bene, questi ingredienti non sono molto confortanti, però magari la combinazione, non lo so, magari sbianca.
I risultati li potete vedere in realtà dalle foto che ho fatto prima e dopo, qui ve le mostro. Per me non c'è assolutamente nessuna differenza tra il prima e il dopo in termini proprio di colore, quindi di tonalità. Tra l'altro avevo anche preso il colore iniziale per confrontarlo con quello finale, ma è esattamente identico. Quello che vi posso dire sul trattamento, sicuramente è molto fastidioso. In questi 20-30 minuti c'è una salivazione esagerata in bocca, viene deglutito anche un po' di gel che si trova all'interno del bite, perché chiaramente non è fatto su misura ma è abbastanza standard. Mi si ingerisce tutto questo miscuglio di sostanze che sinceramente non è che mi facesse molto piacere. L'altra cosa per me fondamentale è che alla fine di queste 2 settimane io ho percepito tantissima sensibilità sui denti, già nelle prime 2-3 applicazioni, ma si è intensificata fortemente negli ultimi giorni. E adesso i denti veramente sensibilissimi al freddo e al caldo, quindi mi sono veramente sacrificata per il bene della scienza. Questo vuol dire che gli acidi, quindi, che abbiamo visto contenuti all'interno delle siringhe, sono comunque erosivi e tendono a indebolire il dente. Quindi io vi sconsiglio vivamente di fare questi trattamenti, perché davvero non avete un riscontro a livello estetico di nessun tipo, quindi il dolore e i sintomi non valgono assolutamente i soldi spesi. Vi consiglio sempre di rivolgervi a un professionista del settore per sbiancare realmente i denti. Questo bite sicuramente lo potrei riciclare senza la luce, naturalmente, per metterci all'interno del remineralizzante, che sono paste che vanno a migliorare un po' questo problema che mi si è creato della sensibilità. Corro a farmi un po' di remineralizzanti e noi ci vediamo al prossimo video. Se ancora non l'avete fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale con il bottone qua sotto, commentate se anche voi avete provato questo tipo di esperienza oppure no, e noi ci vediamo al prossimo video.